Anche in Abruzzo, come altrove, c'è un non luogo, un paese che non riusciamo neanche ad immaginare, un borgo invisibile, abitato da gente invisibile. Eppure esiste. Dal 1974 a oggi, famiglie, parenti e amici non sanno più nulla di 789 esseri umani che conoscevano. 789 legami, affetti, pezzi di vita condivisa con qualcuno che, di punto in bianco, è sparito senza avviso. Alcuni nomi magari li ricordiamo ancora oggi, sono i casi più eclatanti. Silvana Pica, scomparsa nel 2012 da Pescara, Donatella Grosso, che si allontanò nel 1996 dalla sua casa di Francavilla, oppure, ancorando i ricordi alla storia, viene in mente anche la sparizione tuttora misteriosa dell'economista pescarese Federico Caffè. Ma ce ne sono tanti altri di cui ci sfuggono i contorni e le storie. Ed è anche per questo che si è deciso di istituire la giornata dedicata alle persone scomparse, proprio oggi, 12 dicembre. Sul tema c'è anche il forte coinvolgimento delle prefetture che a livello territoriale attivano una sinergia interistituzionale sempre costante e attenta, perché sugli scomparsi la luce va mantenuta accesa, proprio come quella verde che oggi illuminerà le sedi istituzionali e i monumenti simbolici di tante città. Ma i parenti degli scomparsi possono contare anche sulla collaborazione attiva e puntuale dell'associazione Penelope. Le persone scompaiono per i motivi più svariati, dagli over 65 per problemi neurodegenerativi e quindi perdono l'orientamento quando escono di casa e non sono capaci di rientrarvi, al ragazzino vittimo di bullismo o femminicidio. Come associazione noi cerchiamo di supportare a livello psicologico ed empatico quello che sono le necessità della famiglia, mettendo quindi a disposizione un team di professionisti che possa supportarli durante tutto quanto il percorso. Cosa importante per la giornata di oggi? Noi abbiamo chiesto una campagna di sensibilizzazione in tutta Italia, in tutte le province, con l'accensione di una luce verde dei monumenti rappresentativi delle varie città. Proponiamo leggi al riguardo e una delle ultime è quella di eliminare dalla denuncia di scomparsa la dicitura allontanamento volontario. Stiamo richiedendo che venga scritta la dicitura, che venga riportata la dicitura allontanamento ignoto, perché soltanto quando la persona viene ritrovata possiamo e può dichiarare di essersi allontanata volontariamente. Quando qualcuno scompare, non devi perdere tempo. L'avete visto? Perché ogni Scusi, minuto che l'avete visto? passa Scusi, lei l'ha diventa visto più toccato? difficile rintracciarlo. Non aspettare, denuncia subito la scomparsa di una persona. Chiama il numero unico di emergenza 112. Commissario straordinario del governo per le persone scomparse.